È lunga la strada per rimpatriare l'anima. Bisogna fare silenzio per ascoltare le dita sul vecchio pianoforte della ferrovia. È lunga la strada per rimpatriare l'anima. La via è nel midollo, una ripida discesa o salita senza sosta. Diroccare per costruire e non sfuggire al terrore senza nome, di non essere tenuti, presi e compresi. Bisogna seguire nel fuoco e nell'affanno, anche se il dolore perdura. Bisogna essere intrepidi per riposare il proprio volto in altri occhi, distanti come in uno specchio.